Sono cose diverse, Mirta. Mi spieghi. No, sono cose diverse. Vi ricordo che il reddito di cittadinanza con i famosi navigator che non si sa più che fine hanno fatto, ce l'hanno venduto per un'altra questione. Non ce l'hanno venduto per aiutare le povertà, che ricordo ieri la CIG di Mestre ha detto che il 30% degli italiani oggi non sarebbero in grado di poter fare una spesa di emergenza per una qualsiasi imprevisto di 1000 euro. Questo ce la dice lunga sulla situazione delle famiglie in Italia. Ma il reddito di cittadinanza ce l'avevano venduto perché dovevano trovare quei famoso milione di posti di lavoro, no? Cosa che noi abbiamo sempre detto è una burla, perché non era assolutamente possibile. Io voglio dire questo, che il reddito di cittadinanza non viene dato, e noi ne siamo consapevoli, a chi è povero, e abbiamo visto le code che vengono fatte di persone che mai avrebbero pensato di mettersi in coda per avere un piatto di minestra. Questo è il tema. Ma quel reddito di cittadinanza è stato dato per chi era forza di lavoro e che sta a casa sul divano. Quei lavoratori che lei ci ha fatto vedere, Mirta, non sono assolutamente tutelati, perché la divaricazione tra lavoratori di serie A e di serie B, tra i lavoratori garantiti e questo tipo di lavoratore, come gli autonomi, come tanti altri, non sono assolutamente stati garantiti in questo lockdown. Stanno precipitando nella povertà.